Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio! Come state? Benvenuti! Ciao belli Thanos, ciao Yves, Santo Dario, Coach De Tony, Tun, Lentux, siete già un battaglione, ciao Tameio, Alemoni, ciao anche a tutti coloro che ci seguono da TikTok, siamo in multistream, ciao Matteo Borgioli, ciao Pacios, ciao a tutti gli altri, ciao Lollo, ciao Berk, Tangiro, raga oggi... Non lo dico, perché tanto poi quando lo dico non va mai benissimo. Però, mi piacerebbe fare una bella live come ieri, dove abbiamo fatto veramente tante win. E quindi dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Buono. Allora, al solito, riscaldiamoci un attimino, entrando in mood, guardiamo come... ci va a aggiornare la classifica. Ieri ci siamo lasciati 83esimi, 109, va bene, ci sta. Quella, chi non muore si rivede. Come stai, Teo? Grandissimo. Ti stai buttando anche te un pochino sul Pokémon, visto fai FIFA in maniera sprombattuta. Poi ci sentiamo, così almeno mi ragguagli su cosa combini. Ciao Cree, ciao Deathred, ciao ragazzacci. Allora, io mi voglio sparare una level up, perché come detto, oggi FIFA esagerate, giusto? Io riesco più a giocarci, Teo. Non ho veramente più tempo e fa niente. Mi sparo una level up e dopo essermi sparato negli ultimi tempi la X-Max Spicy, oggi voglio tornare a un qualcosa di più strong dal punto di vista del gusto. Una Black Edition. Perché oggi voglio tenere alta la tensione, ragazzi. Ciao Tomix, tanto nel mentre aspettiamo che vi colleghiate tutti. Ok. Allora. Il misurozzolo e via. Ciao Xellone. Coach De Tony. Ma questa dove la metto? Dove la metto? Qui. Parlo, domanda off topic. Stasera ti si Francia o Marocco? Ma... da una parte ti dico Francia perché ci sono Giroud e Teo, dall'altra ti dico Marocco, dai, perché le belle storie. Poi, come diceva il professore, mi ci ha fatto riflettere oggi Francesca a pranzo, come diceva il professore di La Casa de Papel, tutti tifano Camerun, no? Quindi è giusto. Ciao Deathred. Si è girato Giroud? Vabbè, lui si gira sempre. Ti fa Francia per cavallo pazzo, rabbio, ma non penso proprio. Uè Pardo, oggi ispirato dal video di Anile, ho bigliato per i ride, che bomba, e mi sembra giusto. Ciao Teone, ero sicuro che Teo ti fava Francia, ero sicuro. Come mai ne ero sicuro? Come mai ne ero... certo! Come mai? Ciao Andy, ciao Ref. Grandissimi. Il professore Bogotà. Camerun. Ah, la Black è buona, ragazzi. C'è poco da fare. La Black scala le mie gerarchie. Al solito, lo sapete, ne abbiamo parlato tanto ultimamente, ma insomma. Codice sconto Pardini meno 15%. Punto esclamativo level up. Se volete tenervi belli su anche voi. Che team ci porti oggi? Lo stesso di ieri, ragazzi, perché io mi apro intanto la cuffia, perché onestamente non mi sono trovato male ieri. E oggi, in assenza di tempo per pensare un po' cosa giocarmi, ho detto, ma volevo fare una modifica, volevo cambiare il Tauros, vi dico la verità, ma ad ora rimango così. Quindi... andiamo, allora me lo apro anche. Me lo apro anche, ragazzi, perché ho bisogno di vedermeli sempre, team. E partiamo. Andiamo con una bella area zero. Come mai cambieresti Tauros? Perché metterei il Fire per non costringermi a terra cristallizzare. È vero che non ha più acqua jet, non ha la coverage acqua-fuoco, però...
Ciao Baldo Boss, grazie mille per il livello 1. 165esimo, abbiamo subito una bella, bellissima sfida con Scyther. Scyther! Attenzione, Baldo, ti ricordo, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Allora, Umbreon Sylveon e Scyther. Lui mi parte palese palese di Indidi. Ma proprio... Partita strana, questa, cari amici. Partita veramente strana. Partita veramente, veramente strana. Allora, qui ci boostiamo subito. Ma facciamo attenzione. Avete capito la tech? Avete capito la tech del ragazzo? Mamma mia, ma li devo trovare sinceramente tutti io? Cari amici, va bene, via. Winner Gom. Questo ora mi stampa Close Combat. Stai a vedere su. E io perdo il Terra. Però che devo fare? All in subito. Prima partita, all in subito. Ero sicuro che sarebbe andato su Silvia. Ero sicuro che avrebbe overpredictato. Questa raga, siamo a più uno. Siamo Terra, però lui regge perché è mezzo lotta. Che devo fare? È un buon danno. Che vi devo dire? L'ha vista così. Purtroppo siamo rimasti sotto una tech. Che era bellino. E godevole potersi... un po' non aspettare, no? Ciao Rick.
Lui in pratica è entrato volutamente con Tauros, con Intimidate, per potenziarci con Defiant il nostro King Gambit, ma aveva Foglia Carbone, quindi è andato a più 2. Allora ragazzi, se ha in DD siamo fottuti. Sesh. Vabbè, però li hai tutte, tesoro, eh. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? No, raga, ma per davvero? Avevamo fatto delle play ottime, eh? Wow. Vabbè, questa è la prima partita, meravigliosa. Cosa cazzo sto vedendo? Va bene. Io non so onestamente come vincerla questa ora. Sono onesto con voi, però. Ci provo. Questa è proprio... volerla rapinare in best of one, ecco. Legittimo. La velocità raddoppiata potrebbe essere più veloce del nostro, no? Dipende, guardiamo chi c'ha. A seconda di chi c'ha, a seconda di come terra cristallizza. È che a questo punto mi aspetto anche una Safety Goggles. Poi, aspetta, c'ha Scyther, che regge 4 per il nostro prestigio a fiore. Vabbè ragazzi, siamo stati inghiottiti dalla gioia della best of one, ma che dobbiamo farci? Proviamo. Proviamoci fino in fondo, never say never, però è veramente dura, eh. Cioè, se lui non prende Want to Wake Up su Sylveon, è aperta. E se dorme poi anche con Scyther mille volte, ecco. Devo danneggiare, ragazzi. Questo è il danno che faremo a Scyther. Mamma mia, però, eh. Che disagio giocare queste cose. Ciao Kir, grazie del quarto, amico mio. Grazie mille, ragazzi. State portando questo canale verso un livello mai visto e mai pensato. Non è meglio Rage Powder? No, Simone, non è meglio Rage Powder. Ma te lo spiego subito perché non è meglio Rage Powder. Perché la partita è stata persa turni e turni fa. Noi possiamo soltanto appellarci a una piccola, piccolissima win condition. Veramente piccola. Che è che lui dorma con Scyther. Ha ovviamente fatto Want to Wake Up con Scyther. Ma non è il problema di Scyther. Il problema è aver trovato Tauros con la foglia carbone e Sesh Armarouge, se no c'eravamo anche usciti, ragazzi.
Pensate un po' voi. C'eravamo anche usciti. Ciao Bo! Grandissimo Bo! Numero uno Bo! Grazie dell'otto! E quasi boosting train! Buonasera Pacios, buonasera Shinji Eva, buonasera ai tantissimissimissimi che vedo in collegamento su TikTok. Fatevi vedere ragazzi, salutate pure, io sono qui pronto ad accogliervi. Io sto cercando in tutte le maniere di rendergli la vita dura ragazzi, ma... Dai, Rocky Helmet. Calma ragazzi. Ma sbigo su Scyther. Devo fare questo ragazzi. Devo fare questo. Devo giocarla con la testina. Lui ha preso Spora e poi ha switchato. Ciao Patrix, grazie del 16. Grazie mille Patrix. E grazie delle belle parole. Guarda, quello che scrivi per me è il miglior attestato di stima che possa mai avere da chiunque. Grazie mille. Lui deve dormire perché non ha ancora scontato la sua pena. Facesse anche il piacere di dormire. Invece di fare sempre one to wake up. Questa lui la resiste 4 per ragazzi, ma è meglio di bucare un sucker. Ciao Leonfire. Sì, Tailwind è un po', mi sembra, Strabs che ce l'abbia. Ciao Pardo, ho iniziato VGC da poco. Dove posso trovare video dove spieghi bene le tattiche? Sul mio canale YouTube, Leonardo. Era meglio il Sucker. Galudir, non dobbiamo giudicare mai, in generale nella vita, ma specialmente a Pokémon... la giocata in base al risultato, ma sempre in base anche a quello che poteva succedere. Non è che se una cosa da 1 a 10 va 8, poteva andare 10, non significa che non potesse anche andare 3. Qui lui, se avesse fatto qualcos'altro, fra cui Feint, che ha priorità più 2 e non dà contatto con Amongus, mi avrebbe fregato sia il Bitorzo Lermo, sia non sarebbe neanche partito Sbigo Attacco. Quindi meglio fare poco che non fare niente. Ricordatevi com'è cominciata questa partita. Se noi ce la portiamo a casa... fa un miracolo.
Dai, fammi il terzo one to wake up consecutivo, dai. Io. Okay. Noi se portiamo a casa questa, ragazzi. Mamma mia. Qui mi compiaccio da solo. E qui mi compiaccio da solo. E qui mi compiaccio da solo. Siamo rimasti sotto a 1000 tech del nostro avversario e nonostante ciò ce l'abbiamo fatta. Sono molto contento, ma non perché ho vinto, non perché sono forte, non perché... No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Non tanto per questo, ma perché è un bel meta. Ma perché è veramente un bel meta, ragazzi. Grazie Sere, vai avanti così. Queste sono le belle partite. Buon. Io direi che un sorso di level up ce la meritiamo. Vedete ragazzi? Level up fa miracoli, eh. Fa miracoli, level up. È la Black Edition e tanta robina. Ciao Mara. Mala. Ciao Mala. Raga, ma mi lasciate morire, l'hype train? Così. Cioè, manca 40 secondi, due abbonamenti e si fa a livello 2. Dai, due nuovi, due prime. Un prime livello 1. Forza. Che oggi voglio fare anche 2006, eh. Sono molto ambizioso, vi dico la verità. Sono molto ambizioso. La Black Edition è veramente una bomba. Patrick, non l'hai presa un nostro codice, vero? Fortuna Lifi da level up, esatto. Ken 485. A questo punto non ci vogliamo fermare neanche dinanzi al fidanzato di Barbie. Che però, signori miei, c'ha un bel team. Perché questi suoi team me danno noia. Perché non ho contromisure che ho pensato io. E quindi non so come le ha pensate l'amico Fritz. Calmiamoci. Grazie, Ravel, grazie del Prime. È arrivato. Fuori tempo massimo per pomparci il boosting train. Ma sti cazzi, ti ringrazio lo stesso. Allora. Bello, ma non troppo, eh. Attento a Sok. No, c'è da stare attento a tante cose, raga. C'è da stare attenti a tante cose. C'è da stare attenti a tante robine. Ciao Rob De Luca, ciao Bobby Twitch. Che mi avevi detto peraltro già attento a Sok, ma io ci sto. Cosa vuol dire inscription? No, Fantime, non ce l'ho inscription. Leo, ci siamo aggasati prima, eh. Ma Femapu in realtà, Ariama, secondo me è veramente forte. Secondo me Ariama è veramente forte. Ciao Gigi Proiettile, grazie del prime! Io esulto, però poi mi ricordo che c'è la confusion, che la prendono. E che io mi autocolpisco. Buono.
Grazie Gigi. Vi ricordo ragazzi, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Si entra nel gruppo Telegram, si entra nel gruppo Discord e si vola. Grazie anche a Femapu. Grandi ragazzi. Poi vi voglio rivedere anche il prossimo mese però, eh. Allora, se lui si sveglia e fa pronti via White Guard, io faccio Hyper Voice. Vedi, se però protegge. Ci poteva stare che non avesse Protect. Speriamo non faccia One. Non ha tentato White Guard. Vedete, alle volte overthinking. Qui invece Hyper Voice sarà eccezionale. E One True Wake Up. Ragazzi, ma perché fanno sempre One True Wake Up? Domanda. Perché fanno sempre One True Wake Up? Io rinnovo finché non vinci il mondiale. Grazie, mi sa che ho il tuo abbonamento per i prossimi 10, 15, 20 anni. Ciao Morlaccone. No, comunque davvero, se abbiamo fatto prima 3 giri di Spora su Scyther e ha fatto 2 volte One True Wake Up. Questo è il quarto su Pelipper per 3 volte One True Wake Up su 4. Lui è ovviamente Sash. Se avessi fatto Hyper Voice prima fregandomene, si stava Nubabauer. Invece ora mi prendo un bel 70% su Sylveon. Fa sempre piacere. 60, dai. No, 75. Voglio dire, no? E più che altro mi sono giocato la Trick Room. Che palle. Comunque questi rain qui, vi ripeto, se hai un team... Ari One True Wake Up. No raga, però no, no, non si può vivere così, eh. Serve un pizzico di fortuna per poter avere la meglio sui propri avversari. Qui stiamo però un po' esagerando. Comunque, calma. Calma, calmiamoci. Calmiamoci. Sylveon molto bello ma anche molto forte ragazzi, insomma tenete a mente Sylveon perché è ovviamente molto forte.
Raga, io mi gioco il win or gom. Questi sono indubbiamente validi. Seeking Gambit. Ciao Maurone. Non è per niente vinta, ragazzi. Non è per niente vinta. Se la perderemo, la perderemo con grande garra. Secondo me Gallade Alfa Rob è forte qua. Signori, sono una persona umile, a tratti insicura. Ma questa partita l'ho vinta perché sono un cazzo di fenomeno. Scusate. Gli ho letto il codice fiscale. E dopo che ho detto questa frase non farò top a nessun torneo questa stagione. Ma mi sentivo di dirla. No, questa ha gasato, eh. Crederci. Questa ha gasato, io eh. Sono fortissimo. Mamma mia. Mi sento imbattibile. Mamma mia, queste sono le partite che mi piacciono, eh. Queste sono le partite che mi piacciono. Mamma mia, mamma mia. Dammi il repositioning. Levami la Dynamax. Ne vediamo un po', ne vediamo un po'. Sì, mi sono tirato la Zella da solo, Rory's Dime, quindi. Sono tutte tue le top ai tornei in Toscana, dato che non ne farò più, Frase figlia del gaso sul momento. Però il gaso era anche tanto.
Gaso, caro Dime, era anche tanto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ora una la perdiamo, ragazzi. Ora una però la perdiamo. Ora una la perdiamo però. Ora una la perdiamo. Ma dai, Dime, andiamo, andiamo. Che lei è un bel meta. Che lei è un bel meta. Sei, nove, cinque. Allora, ecco, questi sono i team che mi mettono un po' in crisi. Win rate è 59%. Fa cagare win rate del 59%. Però diciamo che a inizio meta ci può stare, soprattutto perché abbiamo fatto tanto content e ne abbiamo... abbiamo veramente cambiato sempre team praticamente tutte le live. Penso sia la seconda volta che manteniamo il team per due live di fila, quindi congondendo. Allora, i sorci. I sorci mi quasi costringono a doverli dare così. Maledetti sorci. Manca, secondo me, a questo team qualcosa forte contro Arma Rouge e non sia Tauros, che non è forte contro Arma Rouge. Tocca a Tergi cristallizzare Sylveon, ma... non lo so, Rick. Non lo so, Nick. Rick, non Nick. È un scaracchio. Poi, in realtà, io lo posso anche portare Armacoso qui. Arma Rouge o King Gambit? Forse meglio Arma Coso. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sì, si prova a sfruttare il suo campo, ma no, più che altro perché bisogna imparare dall'esperienza. Ci siamo ritrovati spesso e volentieri nel late game contro Annihilate, che tendiamo giustamente a isolarlo. Poi si fa fatica. Loro, ragazzi, e li danno tutti, ossia. Oh, come mai li date tutti, ossia? Lui ha una giocata da fare. Che spero non faccia. Che è Terra. Terra gatto. Che io non posso reindirizzare, no? Ciao Gianzi. Buono. Che ti prendi Rocky Helmet. Ma guarda, Gianzi, guardati qualche live di una settimanetta fa sul canale dei ricaricamenti, perché abbiamo giocato a Boma Kilovatrel, proprio che funzionava bene contro quella roba. Analizziamone il team. Lui non ha buttato... lui dietro c'ha Annihilate. Oh, raga, ritorna e lui dietro c'ha Annihilate. Ciao Beo. Ma se ti sei appena collegato, hai appena perso due delle migliori partite del canale. Quindi mi dispiace, ma sì, e nello specifico l'abbiamo veramente spiegato. Cosa sta facendo lui? Mm?
Questa non l'ho capita, ragazzi. Era Fire e Protect the Resource o Beat Up. Noi non lo colpiamo a Nileip, ragazzi. Facciamo di meglio. Scopriamo che ha spirito vivo. Le gioie. Ciao Dark Crystal, grazie al raid. Dai, ragazzoni. Non ho capito, Snook. Non mi sembra una brutta notizia. Raga, per un PS, eh? Ovviamente non killa, ma fa male. Un settantello. Meno. Ciao Gianzi! Grazie il secondo, carissimo. Speriamo, Gianzi, dai. Vediamo. Da una parte... Non vi nego che vorrei fare Trick Room, perché lui potrebbe proteggere i topini. Dall'altra, se fa questa, io sono comunque pseudo contento. Pseudo. Perché questi topini hanno Frame Guard, quindi Terra lo tira giù se lui va di pugno furibondo. Se fa Sorbipugno, ritorna praticamente pieno. Noi col danno che gli facciamo, che non ha più Frame Guard, non lo killiamo, ma lo portiamo in range di Sucker Punch. Pensavo di farne un pochino di più. Sta diventando grave la situazione. Peccato che ora rientra Meo Scarada CB. Non può vedere su cosa si locca. Vogliamo scoprire? Così poi ragioniamo. Gli regalo un turno d'avanzi. Ma tanto ci sta che Prime forse protegga addirittura anche da solo. Quindi...
prestigiafiore, quindi il nostro arma rouge dietro non sta messo male, ecco. Però io di Sacher lui non lo tiro giù. E lui sarà sicuramente più lento di Annihilate. Non sono per niente in un buono spot, ragazzi. Perché Sacher non basta mai. Forse prestigiafiore? Che siamo in range di aiuto? Proviamo il prestigio a cazzi, raga. Ma secondo me non basta. Cioè lui l'ha gonfiato proprio. Di pochissimo. Veramente di pochissimo. E ora lui ha one hit su uno e one hit sull'altro. Mi scoccia perdere per così poco, però, nel senso, lui... vi vorrei dire bravo lui, però non ha fatto per niente una buona partita. È il nostro problema, la Annihilate nel late game, con Meoscarada, perché dobbiamo terrare acqua, ma poi c'è Meoscarada. Perché io già qui... Però del resto non sarei arrivato qui. Potevo portare King Gambit, certo, se avessi portato King Gambit, ora avrei avuto un Sucker Punch su Arma Rouge. Noi non siamo mai più veloci, ragazzi. Non siamo mai più veloci di Annihilate nella vita, con Arma Rouge. Mi fa pugno furibondo, è super efficace, arrivederci e grazie. Buono, GG, e ve l'avevo detto, dai, prima o poi. Sono cose che si imparano con l'uso, già prossima volta devo comunque portare King Gambit. Non posso essere più veloce Santo Dario perché viene giocato... parte di per sé senza toccarlo ha già più di 96, ma poi viene giocato con un pochino di più. Va bene, ma non c'è niente di, non c'è niente di disdicevole. Peccato perché secondo me abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Lui non mi è piaciuto in alcune fasi con i beat up. Avremmo dovuto magari reggere un beat up in più, ecco. E allora si stava... oppure rollare alto un terascoppio water senza frame guard. Però... ci sta, ci sta. Ora purtroppo entriamo nel range dove entri in top, ne vinci magari anche un'altra, poi ne perdi una e riesci. Perché ora entriamo nel rapporto 3-1, cioè 3 vittorie fanno una sconfitta. Ma va bene, è anche un po' più... c'è un po' più di pepe. No, ma vedi Titus, errori non penso di averne fatti, è proprio come è andata la situazione. Il fatto è che io sto giocando un team con 5 elementi, perché Tauros, cioè la combo Tauros-Meoscarada, sì, è valida, ma è valida 2 ore, dopodiché comincia a girare, e, ma poi nel senso non la puoi fare veramente, cioè mi piacerebbe di più avere, come si suol dire, un giocatore di movimento al posto di Tauros, lo porterei. In quelle situazioni lo porterei.
Vedi, tipo questa cosa che ho fatta non va bene. Buono. Proviamoci. Rotom Wash al posto di Tauros. Sì, Rotom Wash è buonino, però forse non è neanche quello che ci serve, eh. Cioè, serve più davvero qualcosa che nel late game abbiamo un pochino più di speed. Ci perdevo uguale con Rotom Wash in quella situazione. Ciao Gianzi. Ecco, queste sono cose che scombinano, no? Va. L'ha vista così lui, eh? Sì, è forte l'Icarock, sì. Lo conosco bene, ve lo voglio portare sul canale, però prima, insomma, vorrei rovinare a Banfox la run. Lui qui ha pensato Sucker Punch, è andato a fare trick. Ora noi con Scarf ammiraglio probabilmente siamo comunque più lenti di Mascherata. Sicuramente siamo comunque più lenti di Mascherata. Tatsukoso. No, raga, scusate. Perché? Non è in range di erba aiuto. Ha rollato malissimo prima e benissimo ora il bastardo. Vediamo se gli predictiamo lo switch in dondozzo. Buono. Non mi devo toccare l'occhio. Ora lui butta Tatsujiri su Mascherata e Protect. Io tanto fare questo che ci perdo. Dondozzo Shiny sembra il Gran Soleil. Ecco, questa mi sembra un'affermazione tecnicamente rilevante. Qui lui, come detto, Tatsujiri e Protect. E io Black Edition. Dopodiché ci auguriamo che non prenda doppia Protect. Ma insomma, già sappiamo come va a finire, vero?
Perché c'è l'ultimo turno di Tricro. Banale, banale. Faccio spora, potrebbe come alternativa alla doppia protect tergicristallizzare acciaio. È il peggio che si possa trovare, il tergi acciaio, quindi sono sicuro che sia questo il caso. No, erba. Che è comunque non buono perché non prende spora. Fa veramente ridere perché non faccio in tempo a dire che in realtà può diventare acciaio che diventa erba. Fa ridere? Cioè, secondo me fa ridere. La cosa fa un po' ridere. Non potete dire di no. Un po' ridere fa ridere. Forse era meglio fare io un consilium nel polifumo. Ninni, grazie, con il senno di poi, ovviamente sì. E quando avremo le liste aperte. È il primo dondozzo erba che vedo. Qui se ci doggia la protect, noi ci cauteliamo con un po' di avanzucci. Gli avanzucci della scena. Sì, sì, Alan, ma è comunque il primo dondozzo erba che vedo. Che c'ha di mosse? Terremoto, Protect. Eccolo lì. E onda schianto. Ovvio. Ciao Paglione, grazie mille. Non spad e fire. No, è water, hai ragione. Allora ragazzi, io faccio questa giocata perché ragiono con voi. Ho perso gli occhiali neri. Se faccio genofendente normale, rimango acciaio. Non ho la terra doppia. Non killo dondozzo, del quale al momento sono più veloce. Anche complice una scarfa, e quindi mi toglie il dubbio, il ragionevole dubbio. E la mia unica win condition è a questo punto di killarlo e di andare a sporare Tatsujiri subito, perché se no poi lui dopo ha soak più roba e perdo. Buono, lui non muore.
E quindi noi ora con questo secco terremotino del cazzo non siamo messi benissimo, perché secondo me King Gambit ci va in range di prestigiafiore del CB Meoscarada. Peccato perché avevamo gestito veramente molto bene la cosa. Abbiamo trovato Terra Erba Don Dozo, insomma, fa un po' ridere, ma... E più che altro il trick sul Genofen... Il trick all'inizio. Ora vediamo. Forse siamo in grado di poter reggere un prestigiafiore con King Gambit. Difesa ne abbiamo da vendere. Per l'amor del cielo. Crit sul King, non me ne sono neanche accorto. Potrebbe essere quello che non ci fa più reggere la roba, purtroppo. Potrebbe veramente essere la differenza fra vivere o morire. E ora esageri, però. È giusto, cioè lui deve... Cioè, se noi si regge prestigiafiore, allora la partita è giocabile. So di cosa parlo, perché ho già in testa le flowchart dopo. Però vediamo. Lui è Scarf. Io quindi devo cercare di metterlo a nanna senza che lui muova, perché se no, essendo Scarf, immagino abbia Soak. Quindi poi se mi fa Soak prestigiafiore, e allora lì è finita, no? Se reggiamo prestigiafiore, non ha la scarpa data a te, è vero. Ah, lui non è CB, attenzione. Avete ragione, lui non può essere Scarf, me l'ha triccata a me. E allora il ragazzo di fine diceva che c'è Scarf Tatsujiri. È stato disattento, ma io gli sono anche andato dietro. Fare polvorabbia. E polvorabbia non reindirizza. Cioè, ora la faccio per reindirizzarmi la meteora di Tatsujiri. O il Soak, ma non reindirizza l'erba. Non reindirizza il Pokémon erba, Meoscarada, quindi è immune alle mosse da polvere. Vedete? Da si regge, dai. Da si regge, infatti è il range proprio del... Vediamo, dai, One True Wake Up e Moody. Qui però me lo devi tirare giù, ovviamente. Non so se lui fa Moody. Ciao Anten. O se fa Meteora. Mi conviene comunque fare Rage Powder. Tanto grazie mille Anten per i 2 anni. Vediamo un po'. Ovviamente One Tour Wake Up. E ovviamente no miss di Fangirl. Signori, sì, era One Tour Wake Up. Perché non aveva dormito il turno che l'abbiamo sporato. Ha dormito il turno che deve dormire. Adesso è fa un one to two. Che amarezza. Oh, ma mai una volta che possa, come dire, girare, no? Un po' il turno di sleep. Si
Sì, salva, va bene, ma comunque è la stessa percentuale di dormire. Sapete come funziona il clock di RNG qui, per quanto riguarda il sonno in Scarlatto e Violetto, raga? Perché non Sucker? Perché ho la scarf, mi ha triccato la scarf turno 1. Protect Spora, ho la scarf. Sono stato triccato da Goldengo turno 1, amici. Ok, ragazzi, non era One True Wake Up. Ha comunque preso il 33% di svegliarsi in quel turno lì. Non cambia la diatriba. È la stessa percentuale. No, Ed, ma figurati se è miss. Ciao, Alice! Glimmora. Allora, caro Glimmora. Qui non è male, ovviamente, il King. Raga, change my mind. Il King non è male, eh. Perfetto, funziona così. Un Pokémon prende l'addormentamento, ok? Dopodiché, non è più come un tempo che c'è una percentuale ogni turno di svegliarsi, fino a che non la prendi, ti svegli, boom. L'RNG sceglie, come se fosse il gioco delle tre carte, a monte, nel momento che va a letto, se si sveglierà al primo turno, al secondo turno e al terzo turno. Quindi è esattamente un 33. Quindi poteva dormire un altro cazzo di turno, ha preso il 33. Ma comunque, amen, ragazzi, cioè non è inutile starci a piangere, è andata così. Sono più, come dire, sono più sbalordito a terra erba, Don Dozzo, per non prendere la spora al turno che proprio era perfetto. Però comunque la gente non ha paura di fare i double up turno 1 così, eh. Me ne frega un cazzo proprio. Diciamo la verità. Diciamo le cose come stanno. Gliene frega veramente una sega. No, no, ma infatti creiamo pasticcera, è assolutamente così, se vincono hanno ragione loro. Ok, è Manci Boss, grazie del 29, Manci. Ora lui, togliendomi l'occhialino nero, io non prendo il KO. E invece o si è rollato basso prima o si è rollato alto adesso. Perché eravamo lì, eh? Eravamo lì.
Noi si fa una buona giocata qui. Io comunque mi cautelo con l'Iron Head, che non andrà mai veramente. Vediamo se lui fa sub. È una cosa. Forse era multiscale. No, Pagi, non mi prendi 50%. Sarebbe voluto dire non multiscale. Oh, ma fanno sempre la gioia. Nel 50 e 50 lo pigliano sempre, eh? Porca vacca, ragazzi. Ma io non lo trovo neanche forte, Dondozzo, Diddy. È che è la classica cosa che a lista chiusa... Cioè, la partita di prima a lista aperta la vinco. Perché so che è erba, faccio yawn e invece andrà a fa spora. Qui, idem, bisogna vedere lui cosa fa. Cioè, qui te non sai se è terra acciaio o terra erba. Forte e forte perché vince top e tornei. Perché quante partite porta via perché non sai di questa... Sì, no, lui ha già atterrato. Grazie, raga. Sono vecchio, ma questa cosa me la ricordo. Io ragionavo in base alla partita precedente dove era terra erba e ci ha portato prima partita. No, qui sto pensando se fare genuflendente o sbigo. Lui ha più 2, secondo me non mi tira comunque giù di Wave Crash. È anche vero che io di Sucker Punch, secondo me, ho potenza a sufficienza per tirargli giù la mamma. Perché se lui mi fa Wave Crash, appunto. No, vabbè. Questo l'ha fatto 2-5-2. Guardate, non fa niente. L'ha fatto strabulti, ragazzi. Oddio mio. Era la faggen offendente. Ma non è colpa mia. Avevo ragione. È che lui ha più 2 che mi fa questo danno, vuol dire che è molto bulky lui. Frate. Ragazzi, ho fame. Come si fa? Polifumo non andrebbe bene qua. Sì, ma voglio prima fare spora. Ciao Leon Fire, grazie. Grazie dei 3 mesi insieme. Grazie mille, ragazzi, veramente. Grazie, grazie, grazie. Mi fa sostituto per non prendere il Sucker, ma a questo punto... Più che altro, giocato così non è neanche forte. Ragazzi, nel mentre vi tedio con un punto esclamativo giveaway, se non l'avete ancora fatto. Poi vi volevo parlare anche di un'altra roba.
Volevo fare qualche live di Overwatch 2, che mi sta piacendo. È un competitivo interessante. Così come oggi, per aggiornare la play, ho acceso, c'era Dragon Ball Z Kakarot. Ho detto no, vabbè. Quando arriva il DLC ce lo facciamo, raga. One to wake up. Non ridete, per favore, ragazzi, perché è esattamente quello che è successo. L'ennesimo one to wake up. Il DLC di Bardock ce lo facciamo, con Dragon Ball Z Kakarot. Ma vi ricordate quando abbiamo fatto... Prima non vi nego che nell'aggiornarlo ho aperto Kakarot, non mi ricordavo niente, ragazzi, niente. Vediamo un po', se rolliamo alto arriviamo già a Tatsujiri. God of War Ragnarok è Gesù, lo so, però ho un po' perso il treno e allo stesso tempo mi sono invaghito di Overwatch 2. Su Instant Gaming lo trovi, eh? Esce il 13 gennaio il DLC. Ma se noi ci rifacessimo tutta la run, che io non mi ricordo più niente, e poi arriviamo al 13 gennaio e ci facciamo il DLC. Ragazzi, Kakarot è bellissima. Tutta la run si allunga. Vabbè, raga, ma è un godere. Comunque, ora ragioniamo anche di lui. Non mi ricordo, lui ha protetto o no? Bravo, 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 bravo. A proposito di Kakarot. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Ma c'è Kakarot su Instant Gaming, Spaddy? Io, raga, se c'è, anche se è un gioco che ha già un paio d'anni... Vi garantisco che è invecchiato benissimo. È una roba... Io... Vi ricordate la scorsa run? Buono. Dondosaci tutto. Ma ve le ricordate anche le cutscene? Io mi ricordo una volta che mi sembrava la seconda o terza puntata di Kakarot, povera Alice, scherziamo ovviamente, così anche se sappiamo fare, che eravamo di pomeriggio, erano tipo le 15, noi eravamo più avanti, non era la seconda o la terza perché eravamo a Majin Buu, che tipo si fece 1100 spettatori a fare Kakarot. Ciao Impero, sì, ci trovi anche di qua, Francesco Pardini, VGC, passa pure a trovarci. Oh, TikTok, non mollate, bravissimi, siete un bordello anche lì. Poi appena riesco vi faccio anche la grafica per tenerlo verticale, che magari vi garba di più. Bisogna fare la rerun di Kakarot, via. Allora, mi fai un sondaggio, Spaddy? Per favore, e mi scrivi e mi rispondete in quanti di voi, onestamente, magari non si perderebbero un appuntamento comunque anche di Kakarot. 2,90.
Ciao Edan. Sei sfocato, sì. Chiedo scusa, ragazzi. Ogni tanto mi perde il fuoco. Devo sistemare. Allora, qui abbiamo già capito lui cosa vuole fare. Lurido bastardo. Ma io ho la versione PS5, Edo. Fino a... Lo dico dopo. Comunque arriva fino a Whis. No, no, ma siate onesti, raga, eh. Se mi dite di no, no, non la si fa. Solo se fate vincere il no, mi dispiaccio molto. Allora, lui è mangia erba. E lui sarà Sesh sicuro. Non, no, purtroppo non ci facciamo molto contro questo team. Lui ora fa Perish. Poi dopo fa doppia Protect. E ora butta Gotorito. Ciao Eren, grazie del quinto. No raga, se siete fan di Dragon Ball, cioè, non, Kakarot, credetemi, dopo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, secondo me sta sui migliori tre titoli, di cui il primo è Budokai Tenkaichi 3 e il secondo è Budokai 3. Va bene, il terzo secondo me è Kakarot, davvero. Sì, questo ragazzi è un team del cazzo, ma non dobbiamo perdere la calma. Dobbiamo stare calmi. Io non so come tira giù quella Zumeril, però. Tanto lui, fa doppia Protect, chiaramente. Peccato, raga. Qui ci ho pensato. Ora mi butta Zumeril nella slot di Gotorita. Tanto la terra dopo non mi dà nessun vantaggio. Posso solo cercare di giocarmela al meglio. Perché ho terato, butto via una terra, ma almeno gli faccio danno di Iron Head. A meno che lui non prenda e... Ciao Ganja, guarda, Winstreak torna. Appena un team che sento mio
Così, intanto gli abbiamo fatto fuori un anello. Il problema è che poi ora rientra di Goto Rita, mi fa fake out, kill. Fake out perish, voglio dire. Io non ho neanche nessuno da terracristallizzare Ghost. Capito? Ah, un bel 50 e 50, quindi niente rerun di... Sondaggio invece per Overwatch 2. Di un voto. Vabbè, però è pur sempre un voto. No, no, lui ha giocato benissimo, Ed. Io non dovevo portare Mouse Carada in lead. Questa è l'unica cosa che mi... Come dire? Ci sta. Questa è l'unica cosa che non dovevo fare. Ciao Tumer! Grazie al Prime, benvenuto. E se Kangi King Gambit... non posso, Goto Rita ha lo stesso abilità di Gotit, l'AP di ombra, ragazzi, non posso sfuggire, no? Overwatch alle 14? Sì, ogni tanto alle 14, ogni tanto alle 18. Ho capito che ho bisogno, non solo come streamer, di esplorare anche qualcosa di diverso, rimanendo comunque nel seminato del competitive, perché tanto è qualcosa che è chiaramente nel mio DNA, ma anche per qualcosa proprio per staccare mentalmente, perché... pesante, ragazzi, tutti i giorni Pokémon, tutti. Sebbene, chiaro, abbia una grandissima passione per il competitivo, però alle lunghe mi si esaurisce anche poi la vena creativa che come giocatore poi pago, non so se mi spiego. No, Dizzy, un team come il suo vince il primo round, il secondo perde. Secondo me non ci siamo. Qui nulla, lui rifà perish, noi abbiamo perso. Molto semplice. No, no, Kronk, ma mica vada bene, non fraintendere, a me non mi stanca il competitivo, figurati. È proprio anche un po' per variare, ma cioè, nel senso, no, Zalesta. Va bene, ragazzi, siamo stati rapinati, abbiamo perso i punti. È veramente imbarazzante quando si trova queste cose qua. Più che altro perché cosa succede? Sono accoppiamenti, sono matchup che noi non abbiamo proprio gli strumenti per batterlo, purtroppo. Lui se trova Markro, Terra, Ghost che fa taunt non fa niente. E sono tutti Markro, Terra, Ghost. Quindi questo team qui perde praticamente con tutti i team che hanno Markro Goldengo. Noi non ce l'abbiamo. Vabbè, che bisogna fare? Va bene, uguale, no? Bastava anche uno U-turn, certo. Io poi ti ripeto, stavo chiacchierando con voi e sapevo bene che Azumarill era mangia erba, ma ho lidato di mia scarata lo stesso. Dovevo probabilmente fare Sylveon King Gambit per fare più danni possibile e provare a rompere il muro, però... Onestamente, se ci pensate, non ho altre lead. Armarouge è improponibile. Il toro con Meoscarada per farmi il self e rompere, come dire, il posto di blocco con lui che ha fake out ogni turno non è neanche fattibile. Mi devo giocare la terra sul toro per poterlo fare. Cioè, diciamo le cose come stanno. Non ho proprio gli strumenti per farcela contro queste cose qui. Ma va anche bene non averli, perché sono una cosa che... Ciao Michele di Granchio. Senti, per me la natura migliore è Modest. Poi dipende dal team. Se magari hai esigenze di dover essere timid per essere più veloce. Ciao Pilke, ma figurati, sono molto contento. Io ho fame. Ecco, quello di prima, trova lui. Sta a guardare. Sta a guardare, ragazzi.
Insomma, come sta andando il sondaggio su... Niente, ragazzi. Neanche Overwatch. Quindi io devo fare solo Pokémon. Questo vi stai dicendo. Va bene, ragazzi. Niente. No, due fettine di pane, guarda, proprio secco. Il wafer fa ingrassare. Prova con ASMR. Ok, vabbè. Ma sì, no, no, ma io faccio per accontentarvi, raga. Elden Ring l'hai provato, Laserbeak, ma Elden Ring, no, 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 non uccidetevi, anzi, come dire, apprezzate la mia estrema sincerità. Non mi ha preso. Se no volevo fare Breath of the Wild. Ciao Brizio. Che non l'ho mai giocato e bisognerebbe rimediare, anche perché poi quando esce il prossimo. A maggio, Che bellezza, che bellezza. Muoiono i topini, ragazzi. Ah, che bellezza. Proprio guarda, mi metto così. Ah, e guarda, condisco anche con... Pippa. Ah. Dai, un altro paio di colpi, su. Ah. Questo fa male, eh. Fa male ovviamente anche a King, anche se resistiamo perché lui è atterrato. È atterrato. Quella... addirittura a questo livello. Grazie, amore. Aveva sufetti prima a portare anche i Bri. Wow. Spaddi, ora fammi il sondaggio su Zelda Breath of the Wild. Però state sinceri. Ma non dite tutti sì che poi fa le live e siamo 200. No, Zweig, non è ancora stato fatto. Se leva, io setto Trickroom, quindi. Grazie Adrian per il 23. Grazie veramente. Lui non ha pensato che io a più uno, se Tergi cristallizzo buio, di Sacher lo ammazzo. Mi aspettavo quello visto. Grazie, Adrian. Questo non mi dispiace, lo sai? Anche se siamo, secondo me, all'85%. Cioè si può fare decisamente meglio.
Kiri, non devi fare cambi così. Devi un po' ragionarci. Allora, c'è il sondaggio di Breath of the Wild. Questo è quello che ci serve, probabilmente. Il sondaggio si è nascosto sotto l'hype train. Addi. Non so se vi è giù, no. Franella, vediamo se si flincia. Ovviamente sì. Silvion tira giù tutti. È il motivo per il quale, amico mio, ho messo Trick Room. Che mi ero già visionato di Silvion qui. Faceva abbastanza il devasto. Ok, ok Zed. Va bene, ok Zed. Ok Zed, bene. C'è Zelda su Instant Gaming? Mai giocato Kingdom Hearts? Se no dovresti. Sì, lo cominciai e poi non... Nella top 50 ve l'avevo messo Silvion. Se mi conosco bene l'ho messo in A/B. Comunque ora, ciancio alle chiacchiere. Dobbiamo rientrare subito in top 100. Paddy, guardami un po' se c'è su Insta Gaming. No, me la voglio fare da solo, Ed. Me la voglio proprio gustare. Ah, ragazzi, nel mentre vi dico che mancano soltanto due posti alla Team Aqua Research Lab. Only two. C'è stata un'iscrizione recente. Ci sta su Instant. Grande spaddone. Grande Michele da TikTok. Dobbiamo stare attenti perché lui potrebbe fare la combo toro. Io non apprezzerei. Buono, allora,
Questa dobbiamo assolutamente provare a portarcela a casa. Pronostico Marocco vs Jazz dell'Africa. No, che cattiveria, Pep. No, ci dissociamo assolutamente. Che può fare lui? Non mi piace. Dovrebbe fare fake out. Questa sera può veramente succedere di tutto. Secondo me la coppa l'ha già vinta l'Argentina, eh? Non per essere... La devono far vincere a Messi, perché io in questo la penso come Pepe del Portogallo. Non che non la meriti, eh? Però la deve vincere, perché se non la vince il calcio non è salvo. No, no, ma non è una guffata, cioè, la fanno vincere a Messi. I crit te lo potevi anche risparmiare, io ti dico la verità. Eravamo amici lo stesso, eh. Ciao Pasto, grazie mille. No Fabi, ma i rigorini, insomma, non lo so, Fabo, non lo so. Ma è garbato. Poi insomma, questo mondiale, basta andare su Netflix, guardate sotto quale stella è nata. C'è stato più di qualche bustarella per farlo, quindi non mi sconvolgerei, no? E poi io non ho niente contro Messi, ma diciamo che Adani me lo sta facendo veramente odiare. Dribbla i cammelli. Gioca per tutti. Dribbla i cammelli. Cioè, capito ragazzi? Dribbla i cammelli. Cosa gli vuoi dire? Dribbla cammelli. Ciao Magic Parsifal, settimo mese. Elargisce amore. Cioè, capite? Io mi sarei esaltato se lui l'avesse missato, però non è andata così. Corsa all'oro, ti prego, senza crittare. Siamo tutti amici, grazie. Meoscarada si leva dai coglioni. Entra Silvion. Tu di Trick Room ne ho due, però mi sa solo, perché ho fatto Trick Room e poi Switch In, è vero? Lo Darkone. Ma una sera che ti godi una live senza elargire, eh? Amore a tutti, come Messi. Lo possiamo fare? Grazie mille. Allora, Medicham non impara Wildcard. Ping, ma ce l'hai la sub? Che vuoi? Guarda, così Dresoide ha risparmiato sto mese. Che lurker Dresoide, mamma mia. Che lurker. Sei uno dei primi che ti dovrebbe abbonare. Qui si fa doppia kill, raga. Grazie mille. Boosting Train! No, Adani alla Rai, ragazzi, è una roba... Io... Cioè, mi dispiace, ma... Ritengo che il servizio pubblico sia necessario. Ma secondo me è anacronista che si debba pagare il canone. Per poi darlo a Adani. Così come un'altra... Il circolo dei mondiali. L'avete visto, ragazzi? Io lo trovo di una tristezza. Vabbè.
Ma il telecronista non deve intrattenere, se no si chiama intrattenitore. Vi invito a riflettere su questa cosa. Yes. Generale, grazie mille. Allora, io vi faccio un esempio. Comunque mi piace molto, eh. Noi parliamo di queste cose con serenità, senza azzannarci, bravi. Faccio un esempio. C'è un telecronista sportivo che, secondo me, è il top. È quello che bisogna sapere imitare nella categoria dei color caster. Perché poi, se no, ci sono i technical caster. Ok? Ecco. No, non repice. Repice, ho detto color caster. Vediamo se ci arrivate. No, Bruno Pizzo non è color caster. C'è in un altro sport. E secondo me è veramente fenomenale, ragazzi. Tranquillo, buffa. No. Dio, ma nessuno segue la palla a volo. Bravo, Long Bomber. Lucchetta. Che Lucchetta ti fa la telecronaca giusta e poi, perché ne sa di pallacanestro, Lucchetta, che non segue la pallacanestro, è stato un Del Piero, un Totti, uno di quelli, ok? E poi dopo però ti sa anche dire, ah, qui ha tirato lo scaldabagno, è matto come un cavallo, c'è uno più matto di Lucchetta? No. Però, raga, pallavolo, io che ho detto, volley, sì. La lavatrice, cioè... Ok, Adani cerca di fare Lucchetta, ma non ci riesce. Cioè, quando uno va sul mega... sul complicato, ragazzi. Cioè, per Lucchetta il canone lo pago volentieri. Io la seguo a pallavolo, Francesco la seguiamo se c'è una partita la sera mentre Cisena si mette. Per Adani no, piacerebbe che i soldi di Adani venissero magari dati a comprare i diritti della pallacanestro, per dire. Ma c'è modo e modo di impazzire, capito? Uno può anche fare il fanboy di Messi, è il come. Cioè, capito? È il come. Stramaccione mi piace. Perché non polifumo? Che non voglio caricarli a potenza doppia l'Iron Fist. Tanto, come vedi, due hit sono, due hit rimango. Quello che si prende da un eventuale one turn wake up avanzo di vita, lui lo riperde con il Rocky Helmet. Che però no, io ho perso perché mi ha fatto knock off. Confondo le partite, ragazzi. Confondo le partite. Buono. Dai. Stiamo facendo una buona live, raga. Ma altri giochi per vari ti dico. C'ho nel mirino Overwatch 2. Una parte di cuore mi dice di rifare Kakarot in attesa di DLC a gennaio. E secondo me in molti si mettono a piangere durante Kakarot. E Breath of the Wild. Penso che questi tre li potrete godere. Ma LOL
Allora, io mi fermo laddove so di non sapere. LOL, secondo me, come dire, esigerebbe talmente tanto effort da poi diventare quasi stressante. Anche perché io, chiaramente, do gran parte della mia potenza di calcolo a Pokémon competitivo. Anche perché dovrò competere, ragazzi. Cioè, io vado a Genova, vado a Liverpool, non è solo una questione di streaming. Niente. A gennaio di Kakarot esce Bardock. Ciao Gian, ci vediamo domani. Gianluca Brozovic, sesto mese. Grazie mille, raga. Siamo quasi a 2005, eh. King Gambit in Rain, come lo vedi? King Gambit, secondo me, sta abbastanza bene. Un po' everywhere, eh. Se ha il suo supporting cast. Raga, King Gambit è un blocco di cemento, lo metti lì e in qualche maniera sai che prima o poi nel corso di una partita ci dovrai avere a che fare, quindi insomma. Lakesidia, grazie il 22. Hai provato Guerri? Sorcetti. Diventa subito Seraphire. Io qui farei azzardo e terra normale infestazione. E il fatto è che lui non è Scarf, eh? Lui qui Iron Fist, beat up probabilmente. Ecco perché io potevo anche fare Spora, ma se lui fa beat up sul proprio porta 250 di potenza e diventa veramente difficile. Invece così è più bellino. E Rocky Hermit. Avanti. E lui che a Frame Guard lo costringiamo a Teler.
Ciao Mike, grazie il sesto. In effetti lui può anche proteggerlo, Primeape. Buono, perché ti prendi anche il Rocky Helmet. Ora purtroppo, sì, gli faccio male, ma gli regalo anche tanta potenza, perché due hit li prende. Sì, muore il Rocky Helmet, motivo per il quale all'anno ora lui farà Protect. One true wake up. Ragazzi, io non so cosa dire. È il quinto one true wake up su 6 stasera. Su 7. 5 su 7 one true wake up. Ed è un one to wake up abbastanza importante. Vabbè. Perché ha messo Tailwind. Quindi io diverse giocate che volevo fare non le posso più fare. Pazzesco, eh. Non reindirizziamo. Meno male non ha fatto Drain Punch, ragazzi. Se faceva Drain Punch la partita era finita, eh. Sarà CB secondo voi? Posso rischiare. Chiaramente non attaccherà mai con Annihilate, ma farà bulk up. Ma per me è safe sta giocata. Anche perché è sotto Tailwind. Quindi è proprio safe. CB. Questa la stiamo giocando con enorme raziocinio. Grande attenzione. E quindi Harry Maguire. No. E anche un po' di nonché. E perché c'è tutto, capito? C'è tutto. Bravo, che lui si tiene la win condition. Lake.
tiene la trick, amico mio, te ne rendi conto di che stiamo a parlare? Io ho due turni di Trick Room. Lui ora fa Protect col Sorcio. Ciao Prito, grazie mille. Grazie del terzo, Prito. Grazie mille a tutti ragazzi, anche perché siete 1400, io mi eccito. Sorcio a Friend Guard. La partita non è finita. Ovviamente non può far altro che passare da un da una doppia protecta. Ora invece è finita. Bravi tutti, bravi tutti. Vedete, no? Prima stesso team, l'abbiamo persa. Ci giochi, ci rigiochi, stratifichi quella che deve essere la flowchart giusta, riesci. Questa, lo sapete qual è stato il turno veramente Siuski che ha cambiato Siuski la partita? Turno 1, quando noi si è fatto Rage Powder, invece di rinunciare a un goloso a spora, che sembrava una spora aperta, come si dice quando si tira una tripla aperta, su i sorci, perché se fosse partito il beat up subito su Annihilate, la partita sarebbe finita in favore del nostro avversario 10 minuti fa. E successivamente con quello Yawn, perché lo abbiamo fatto uscire subito, e quindi gli abbiamo messo proprio una badilata di sabbia negli ingranaggi. 21. E lui è 21 con questa roba qua. Remo. Ma non al retro. Aratro. No, non faceva ridere. Devi stare zitto, facevi bella figura lo stesso. Allora, Pomot a Fake Out. Lui me lo lidda. Bene, quindi mi farà Pomot più. And the winner is Volcaronia. Sì, lui mi fa Pomot Volcaronia. Ciao Lenz, grazie al Prime. Lui non ha Trick Room 7. Qui può non essere male Tauros. Grazie per il regalino, Cassi. Sia l'anno. Meus cagata per entrare e siuscare la gente. Però siuschi può, eh. Diamo fiducia al toro. Brutta questa, bella. Vediamo un po'. Io dico Pomot Volcarona. Pomot Dragonite.
Che cazzo Among Us allora. Buono. Ci piace. No, non mi devo toccare l'occhio. Guarda, mi piacerebbe tanto Ivans fare un bel team su Pomot, però. Ecco come si arriva a 21esimi, ragazzi. Perché c'ho un orzaiolino Fickflit, mi fa malissimo un occhio. Che fai, niente di dragonite? Giusto. Allora, non è separati, via da tirare. Spora a destra, Yon. Ciao, Diegost. Dai, siamo 73, lui è alto. Ci fa una bella run. Io le cose me le devo sudare, ragazzi. Grazie, Fraxor. Io le cose me le devo sempre sudare. Però il danno su Sylveon mi sa di CB. Cari amici telespettatori. No. Mi sa veramente di CB. O no? Ma sì, dai, prendiamoci un bel Flame Body. Mi sembra il turno giusto per prendere Flame Body. Ci stava da morire Close Combat, ma io non l'ho fatto. Perché lui switcha, muore i Dragon, quel che volete. Ma poi se fa One Turn Wake Up e prende... No! Che dici? Ciao Paolok, perdonami se l'ho storpiato, grazie del Prime, carissimo. E ciao anche a Danny Danno.
Ciao Jason Face, io ho già prenotato per Liverpool, caro amico mio. Allora, se a Sacher me lo fa, se a Rage Powder me lo fa ora. Andiamo a morire Sylveon, così ci togliamo i malus di dosso. Tanto lui mi tira Extreme Speed lì. Che per noi è ottimo, almeno rientriamo subito. Ciao Gigix! L'avevo visto che il toro qui poteva dire la sua. L'avevo visto che qui il toro poteva dire la sua. Cos'era? 14, 21, che roba era? Beh, ora è sicuramente più su. Bella, bella, bella. Ma Sylveon è buono. User non solo è buono, è ottimo. Era 21. Ciao Magurno! Grazie mille. Tauros eroe nazionale, ragazzi. Così come voi che siete 1005, eh? Però io lo dico. Lo dico. Ah! 46. Non ci accontentiamo, non ci accontentiamo. Può assolutamente arrivare una sconfitta, ma può anche arrivare una vittoria, magari, chissà. Quindi stiamo calmi, stiamo sul pezzo. Stiamo calmi. Stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. Harry Maguire! Siamo calmi! Aiuto, stiamo calmi! Ciao Gito! Grazie il 22! Record di spec del canale quant'è? È 2007 con la finale della PTC 2. Ovviamente con la PTC 3 dovremo, come dire, spappolare tutto. 33, ottimo! Ottimi match questi! Bellissimo il suo team. Mi può piacere il suo team, lo sapete? Ancora un altro Dragonite, però. Cos'è la PTC? A rotino. Ma come cos'è la PTC? Pokémon Team Championship.
È un torneo a squadre fantastico, ragazzi, che noi organizziamo con squadre, giocatori, che parte a febbraio con casting professionale che facciamo qui. Ma ora fatemi concentrare qui. Allora, ciao Peppe, non c'è una playlist VTC, ma andrebbe fatta, hai ragione. Tu che sei andato sul canale YouTube ve la recuperate e guardate di cosa si parla. Allora, è la lead che mi aspettavo. Motivo per il quale porto, no? Uno per l'uno e l'uno per l'altro. Bene, bene, bene. Però, ancora una volta, andiamo qua. Dietro chi c'hai? Tatsujiri Dondoso? Era chiaro. Culo, 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 tanto culo, tantissimo culo, tantissimo culo, tantissimo culo, porca troia che culo, porca troia che culo, shh, culissimo, non mi aspetto, vampata, non me l'aspetto mai, onda calda la reggo, vampata mai, culo, 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 tanto culo ragazzi, veramente un'enormità di culo. Un'enormità di culo, ragazzi. Una gigante enormità di culo. Lui leva, ma io copro. Questa è proprio le Grand Cool. Ciao Babizio, fino alle 21, 20 e 45, insomma, quell'orario lì. Si parte tutti i giorni alle 17. Ma voi lasciate il follow e attivate la campanella, raga. Se vi interessa, almeno no. Vediamo come Teji cristallizza lui, eh. Ovviamente va on nowhere. Non siamo messi bene, raga. Anche se abbiamo avuto culo sul 1, non siamo messi bene. Ma Fedenelli, bene, bene. Anche se questa la perdiamo, Fedenelli. Siamo 46esimi, stiamo giocando col 30esimo. 34esimo, 32esimo. Lui
di cui esce Terremoto, perché tanto ormai lui è già in range. Cos'è successo, ragazzi? Non è partita l'animazione. Sì, lui è probabilmente era normal. Era normal sdoppiatore. Ma noi siamo tutti pazzi, noi siamo pazzi, noi siamo matti dalle gare, noi siamo tutti crazy, ragazzi, noi siamo tutti matti. Eccolo lì. Non è Terra Normal, ragazzi. Allora fa clear smoke. Ma che botta c'hanno, eh. Ciao mamma, sono Terra Erba. Na, 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 na. Ciao gatto, beh, ovviamente un Rain Team, amico mio. Ci poteva stare anche proteggere Sylveon, ma se lui mi fa sub, io non guadagno molto. Ritorna bambini. Cari bambini miei. Ciao Ciccio Bug. Dobbiamo fare un termine di paragone per calcolare il danno. Allora, lui ha 162 d'attacco e lui ha 205, quindi c'è una quarantina di attacco. Lui con Geno Fendente da 85, stab doppio, quindi 85 però più 8 e 8, 16, 10, 20, 17, 102, stab 202. Gli ha fatto quel danno. Io con questa stab non muore. Ma dobbiamo rischiare.
Infatti, eravamo nel limite del calcolo del primo roll e del secondo roll. Non voglio dire altro, ragazzi. Per me è sufficiente così. Li troviamo tutti noi. Cosa posso fare? Lui ora mi fa andare a letto. Fa protect, ovviamente. Mi devo ridroppare. Poi con il meno 2. Muoio di sdoppiatore. Mi conviene arrivare da Tatsujiri Volcarona con un pochino meno di vita, ma la possibilità magari con un one tour wake up di tirarlo giù. Oppure mi conviene mi conviene non killarlo. Mi conviene aspettare di svegliarmi. E Tatsujiri deve dormire. Ora chiaramente devo fare close combat e sono nel range del one true wake up. Io fossi in lui mi farei lasciar morire adesso. Lui deve lasciar morire Don Dozo adesso. Ora dovevo per forza ucciderlo perché sennò mi uccideva lui, di... Vediamo se una volta nella vita sculiamo fino in fondo. Abbiamo già evitato una vampata, io me ne rendo conto. E yes! Ora però comunque calmiamoci. Nudo, nudo, nudo. Amore. Allora. Ora si scatena il toro. Che faccio, ragazzi? Sarà Sash? Ah, se Sash perdo sempre, quindi cioè non è che andiamo di polifumo qui. Tanto lui protegge Volcarona. Si ha protect. Potrebbe anche non averlo. Tatsujiri. Questo è water, fisica, Volcarona dovrebbe andare giù, va giù. Non parte il flame body, vero? Andiamo il danno di polifumo. È un buon danno quello di polifumo. È un buon danno quello di polifumo, amore! È un buon danno! Amore, è un buon danno. Non è un buon danno. Secondo Francesca non è un buon danno. Ma per me è un buon danno! Allora, Rage Powder. Ciao Redne, grazie al 29. Anzi, siamo entrati in top 50 e il toro ha fatto. Ci penso io. Lui one to wake up, ma non ce ne possiamo affatto lamentare. Il toro evita, siamo droppati, ma siamo anche a V resistenti, avremmo sicuramente detto. What the fuck. E il toro la chiude. Questa abbiamo sculato. Questa va detto, è innegabile. Ci siamo infilati il passamontagna. Abbiamo evitato vampata. Evitare vampata uguale ammazzare Grisnall. E poi abbiamo preso il one to wake up nel turno in cui ci serviva. Questa l'abbiamo sculata. Va detto. Abbiamo perseguito con grande cura sempre la Wincon. Per l'amor del cielo, prendiamoci i meriti, ma fino a una certa. Perché poi l'abbiamo sculata. Va bene? Cari
detrattori che dite che so solo piangere, eh? Perché siete invidiosi di tanti numerini che hanno questa live, eh? In realtà sono una persona coerente, perché questa l'abbiamo rubata. Bene, bene, bene. Comunque per la Franci erano danni piccoli, perché lei è abituata a crittare. È vero, è vero. Ciao Dani, grazie del nono. Grazie mille Dani. Cassiopeia. Numeri da canale morente. Che meraviglia fu quella volta, ragazzi. Ciao Bartolini da TikTok. Non va meglio un Supreme Overlord da posto di Agoni? No, Nicola. Supreme Overlord ti dà il 10% di attacco in più. 10%. Ogni volta che entri con qualcuno. Ma questo non ti possa, non ti midi. Ciao Vin. Grazie del nono. Bacetti. Si gode fortissimo. Un salutone anche a Marco Bondi. Un salutone con relativo abbraccio anche a Marco Bondi. Geo è però con la J, Mara, cioè, così non... Mala, 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 ciao Mala. Grande Riccardo. Ciao amore. 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 Non era un danno piccolo, eh. E mi immagino le risate che ti fai ogni volta e te ne dico una. Vabbè, Stelvius, lasciamo perdere. Se voi sapeste, se voi sapeste delle cose, io, se voi sapeste la caduta degli dèi, se voi sapeste. Allora, ma noi siamo personcine eleganti. Shushel 610 H. Chi? Dice vero? Sì, Hack. L'H in fondo. Allora, ragazzi, occhio, occhio, occhio. Suo team. Scappa anche la pipì. Nuovo telefono Samsung. Che fame che siete. Che faccio? Scateno il d'oro? Non scateno il d'oro. Lasciamo il d'oro dove sta. Sì, all'adello. Vedo male il toro contro la scimmia. Sbagli. Sbaglia, mio mio. Tanto diventa un fire. Beh, Daft Punk. Rating suo, raga.
Secondo me lui non leva in DD, ma sta lì a prendere il prestigiafiore. E invece io lo voglio che stia lì a dormire, il bastardo. Silvio non so se me la regge. Bravo Silvio. Cazzo dico, è Silvio. Cioè, ciao Diegost, grazie del secondo. Tu sì che sei un tesoro, Diegost. Allora, se mi vuoi far fuori Sylveon, devi fare Expanding Force che non ha effetto su me o Scarada. E vai a letto. Se vuoi andare via, ti prendi Hyper Voice. E la tua squadra da Tyranitar a Primeape non gode di Hyper Voice. A te la scelta. Se mi vuoi far fuori me o Scarada con cosa, rimane Sylveon vivo e tu vai comunque a letto. Metti Trick Room. Va bene. Corazza cannone. Allora siamo in speed tie. Prima attaccato prima. Siamo in speed tie, Sylveon. Ora siamo bene attenti. Il suo team. Quasi quasi entro De Toro. Sì, entro di Toro, ovviamente, certo Among Us. Qui scopriamo il livello di attenzione del nostro avversario. Signori, manca un abbonato. Sì, abbonato, cazzo dico. Un iscritto. Attimo, ancora se c'è un ultimo posto. Lui per si giocare lo fa di là, ma a me va bene uguale. Io voglio perdere Sylveon, scusami. Avete capito quanti posti mancano o no? Tu ti sei iscritto alla carta. Io sono il primo iscritto. Diciamo che se non mi iscrivevo io, lasciavo Arma Rouge, terra cristallizza e tipo logia, yerba. E qui speriamo che non sia l'ottavo su 9. One to wake up. Farebbe ridere, eh. Farebbe ridere anche... Sì, sì, dai, si sveglia sicuro. Perché ho crittato. E invece... I Gasperin funziona sempre all'in. Fare il Gasperin, sì. E faccio il piangin.
Madonna come godo a fare i Gasperi. Scusate. Gasperin, 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 Gasperin. Spaddi, se non è TikTok, questo cos'è TikTokabile? Scusami, Cristo, certo che è TikTokabile, no? Gasperin, Gasperin, Timon Inzaghin, Gasperin. Ai 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 ai. No, un problema. Scadania Moldoro. Se feti goggles, la 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 la. Se feti niente, la 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 la. Niente, se feti la 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 la. La 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 la. Happy voice. Ti prendi il polifum, perché mi stai anche sul cazzo a Nile. Il mio pusher è level up. Anzi, fatemi dire che basta, la bevo. La bevo tutta, Marianna. Allora, siamo calme. Pippa! Siamo calme. È arrivato un attimo. Ho sentito un rumorino di Svera Pokémon che si apre. Grazie, Nico. E Ticca la main. Come funzionerebbe l'interazione tra Silvio, un Terra normale e gran voce, un pixelate? Terra normale è una mossa 80. Normale, quindi aumenta con pixelate per 1,3 e diventa folletto. Stop. Se tu tergicristallizzi acqua, diventa mossa acqua. Quindi è molto duttile. Grazie mille, Nico. Sempre bello preparare la scena con un po' di battle spot sottofondo. Gallant. Dai, uomo. Dai. Ah, il girafarigo, eh. Abbiamo un conto in sospeso con quella merda. Ma che sta merdola.
Signori. Ha già fa pisciarella. Sì, lui vuole contro pesante, infatti bisogna stare molto attenti. Lui fa terra erba subito per non prendere knock off e non prendere spore. Io infatti vado di là. Fake out che va su Meoscarada, infatti butto Sylveon. E canzone ardente, perché lui ha una paura, more dei CB. Scusatemi ragazzi, chiedo veramente scusa. Ogni tanto la sbaglio la giocata, ve lo garantisco. Ha preso un one to wake up. Io ho terra cristallizzato, raga, perché lui mi poteva andare di terra o palla ombra. Sono a V, anche se ha più due reggo bene, eh. Che cazzo di danno è? Che cazzo di danno è? Mi reggo bene un paio di coglioni.
No, allora, calma. Sarà che in un control come questo, e per come l'abbiamo giocato anche noi, Schele era bello tozzo e si caricava. A più 2 non faceva mai sti danni a una V. Quindi ci sta che lui in realtà lo giochi in modest 2-5-2. Punto. Comunque, Grimsdale è andato giù. La terra sua l'abbiamo scavata e lui deve dormire. Possiamo andare avanti con... No, raga, non è una guffata né niente. Semplicemente è modest 252, punto. E noi siamo a V, eh. Quindi. E lui farà Hyper Voice. Vediamo se fai più volte o fa Trickroom. Se è Among Us devo bene fare trick, ovviamente. Magi Brillio, buono. Meno reggiamo con Silvi. Silvi! Lui ha Ariyama. Ha Sylveon anche lui. E ha già Terra cristallizzata. King Gambit. Potevamo chiedere anche di meglio, ma dai. Marocco, Marocco, dai, regaliamo una gioia a chi non ce l'ha mai avuta. Francia, campione in carica. Però se mi vinci in Marocco, poi mi può andare in finale e prendere 4 pere da Messi e Adani perde la testa, eh. Io aspetto soltanto di vedere l'Argentina perdere in finale per vedere che fa Adani. Comunque. Sylveon è troppo importante per il late game. Va bene, bravo. Bravo del cielo. Che fai? Mi porti al Sash meno scaracchio? Ottimo. Così ora ho Rage Powder, Prestigia Fiore, Safety Goggles, King Gambit, Girafarig tira fuori la mossa Psico e io perdo. Ora ho Elba, aiuto. Fai dribbling ai Kamerupt. No. A me era interessa dribblare giusto sto Girafarig, ragazzi, vi dico la verità. Sei proprio... No, è bene che non lo si sia. Crit. Che avrei potuto anche non gradire, vi dico la verità.
State pur certi che se posso prendere un effetto aggiuntivo, io sarò là a prenderlo, cari amici. Noi ci dobbiamo sudare tutto. Tutto ci dobbiamo sudare. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Gigi Gallant. Harry Maguire! Stardust, non andare via ora. Ti sembra il momento di andare via, Stardust? Toxico! Prossima si perde, ragazzi. Prossima si perde. Ciao Hector. Bethel, scegli, ce ne sono veramente tantissimi. Mister Ando. Che lecca culo Overlord. Speriamo di no, Seiko, dai. Speriamo di no. Certo soltanto. Quali problemi di copyright dovrebbero esserci a streamare Pokémon? No, no. Ragazzoni, unitevi alla banda. Abbiamo bisogno di accrescere il numero dei nostri abbonati. Dai. Dai. Teo. Vabbè, oh. Posso anche essere contento, nel senso. Pure fake out. No.
Grazie, gatto ciccione. Grazie mille, livello 1. Grazie mille, ragazzi. Lo so, era palese. Ciao Giaffarro, benvenuti. Siamo 24esimi, ragazzi. Ciao King Gambit. Ciao, ciao, ciao. Ciao Trotusk, grazie del 13. Grazie Raffaele, bentornato. Ultimo boosting train di oggi, ragazzi. Da gonfiare like no tomorrow. Perché se non è da gonfiare oggi, io non so quando sia da gonfiare. Il buon Tauros, direi che il suo l'ha fatto. Lui deve ancora terrare, ragazzi. Grande Katox che mi prende in parola e si va a livello 2. Grazie mille, ragazzi. Ragazzi, che run abbiamo fatto stasera? Che run abbiamo fatto? Diventerà fire. Ciao, The Big Juke. Luke, pardon. Grazie del terzo. Ragazzi, erba aiuto. Erba gatta aiuto. Ottava vittoria di fila. Grazie a Kainu. Grazie del sesto.
Bravo, Jaff. Meno male qualcuno le usa, le emoticon animate, cazzo. Allora, io siccome vi voglio bene, e so che volete vedere la partita, ma non vorreste perdervi questa roba live, io chiudo qua. Pensate un po' quanto vi voglio bene. Diciannovesimi. Bene, ragazzi. Abbiamo conquistato un piazzamento di pregio che volevamo. Domani alle ore 17, qui tutti, chiamate zii, parenti, non succede, perché tanto non succede davvero, ma se succede, se si gioca come stasera, godo. Avete fatto bene a darmi credito quando i primi giorni vi dicevo fatemi prendere il meta, fatemi variare team, ora si perde, suonava di gatto, di kilowatt sugli specchi, ma io so quello è Dio. Ragazzoni, un bacione. Vi voglio tanto bene. Grande live. Von nel culo anche al live 3. A domani, ore 17. Per riprendere da qui. Da qui. A domani. Tauros direi che non si toglie. Sta proprio bene lì, Tauros. Tauros.